Giuse? 6 dicembre. Signor Carly o Giuse? Come ti deve chiamare stasera? No, Carly. Carly, Carly. Signor Carly? Perché deve essere? Non lo so, a Barga? No, non si va a Barga. A Chicago. A Chicago. Perché è vero che era di Barga, che era di Barga, ma era a Chicago, abitava a Chicago ormai da 70 anni. Di chi stiamo parlando? Aspetta, parliamo perché... della persona che te hai trovato in una fotografia vecchia su... attaccata, che ora la tiri fuori che è lì sotto, così ho questo onore. Esatto. Questo onore, bravo. Ci meglio. L'onore esatto. È questo. Steve ha trovato una foto attaccata su a una parete dei miei genitori in una festa del 1984 alla Camera di Commercio di Chicago, nell'Illinois, con questo signor Luis Dapato, che era un amico di tuo. Che era un barghigiano, si era molto amico di mio padre, era un barghigiano che era stato, diciamo, migrato in America quando era bambino, e la moglie, figlia di Barghigiani, pure lei, ma nata, lei invece proprio nata in America, negli Stati Uniti, e poi si sono sposati, ebbene. E lui aveva un'agenzia di viaggio, e faceva i viaggi tra quei lucchesi nel mondo, tra i lucchi, gente di Lucca praticamente, che ogni anno, come da prassi, nei mesi estivi rientrava a Lucca. A Lucca, ma quindi molto amico dei miei. Non si chiama questa agenzia? No? Si chiama un'agenzia di viaggi, da Prato Travel. Travel. Ma senti là. Sì, Ma com'è bella questa foto? La tua mamma sembra anche più alta di quel che era. Com'è? Sembra anche più alta di quel che era. Si è abbassi anche gli altri. Perché nella foto però, è la donnina la sua mamma. Come vede bene Steve, tutti tirati a lucidissimo. A lucidissimo. Pietro con lo smoking, mamma con orecchini, spilla, eccetera. E cosa ti sei domandato, Steve? No, io mi sono domandato, ho detto, Beppe, no. Ma secondo te, ma che orologio poteva avere tua mamma al polso? Cioè, ma lui ha detto, ma queste signore, ma... Esatto. Dico, ma cosa potevano avere al polso a quell'epoca? Che poi non c'era ancora il vintage come... No. Quindi qui siamo proprio eleganza. Cioè, si ragiona solo per eleganza. Si parla solo di orologi che sono proprio gli orologi eleganti, ovvero... Porca miseria. Orologi di questo tipo. Qui tra l'altro si va nella dimensione molto molto... Beh, diciamo così. Che questa qui è una puntata di l'avvento, ma sarebbe l'avvento delle donne questo. Quindi diciamo che il 6 dicembre, giusto oggi, sì. Il 6 dicembre è mirato al pubblico femminile. Con orologi però non come portano ora, che le donne, il pubblico femminile porta orologi da uomo ormai 36 mm, 34 mm quando va male, poche il 31, nessuno al 29, ma gli orologi proprio cocktail watch, cosiddetti cocktail watch, ormai sono un po' poco usati. Devo dire un po' di più negli ultimi due anni rispetto a tre anni fa, dove veramente erano ignorati completamente. Oggi un po' di più, diciamo, si ragiona. È chiaro che sono orologi piccoli, è chiaro che sono orologi sempre a carica manuale, è chiaro che sono orologi molto eleganti, per cui richiedono qualcosa del genere. Questo cosa vuol dire? Che... A te piace questo? A me piace veramente tanto. No, stasera ha dichiarato che lui si comprerebbe questo, non per portarlo, non ma per possederlo. Per e questo qui è un Omega Tissot. Omega Tissot, ma fa tutti e due marchi. Tra l'altro guardando nelle foto lì, oggi ho trovato che ne ha avuto anche un altro di Omega Tissot, molto più lungo, diciamo sempre brillanti e platino come questo, ma molto più lungo e un po' più largo. Che non mi ricordavo di avere, però guardavo il quadrante, Omega Tissot anche quello, con la doppia firma. Comunque... Questo è proprio degli anni 28-30, ecco. Siamo ma la tipologia è molto art déco a livello di... Più Liberty. Più Liberty. La lavorazione è veramente bella. Ma questi orologi qui te come li reperivi? Ma questi sono sempre stati reperiti sul mercato, perché ora lasciamo perdere che è passato il mercato. Cioè, ora a parte non ce l'avamo più, dici te. No, però di questa roba qui negli anni se ne è stata venuta tanta perché erano gli orologi da sera. Cioè sì, una donna dico, che si metteva... comprava... La vendeva di là, non te con gli orologi, no, no, la no. Vendeva il negozio. Eravamo, di gioielleria. Come dire, in conflitto. In conflitto, perché in realtà li vendevi come gioielli e li vendevi come orologi. Cioè, orologi di questo tipo qua sono anche bracciali e quindi rientravano nella gioielleria come bracciali, ma erano in realtà orologi. Quindi alla fine li vendevamo tutti e ma due. Ma questi? Qui venivano anche ordinati, ad esempio, il bracciale con i diamanti qui. Cioè, no. Questo usciva così, lo compravi così o lo assemblavi? No, lo compravi proprio così. Ok, quindi la casa... ogni marca di orologi
e parlo di Longino, Omega, Zenith, Rolex, Jaeger LeCoultre, tutte le marche di orologi avevano una linea dedicata a questo tipo di orologi. Okay. La Longino era micidiale, aveva un catalogo apposta con delle paginate, paginate di questi orologi con brillanti di tutte le forme, ma anche Rolex negli anni ne ha fatti tanti. Ora qui lo vediamo invece ad esempio in oro rosa con i brillanti e il quadrante rosé. Questo è un orologio degli anni 50 che peraltro nella pubblicità, però, ricordi, sì, mi ricordo. In una pubblicità di queste qua faceva vedere tre modelli usati al polso di tre donne, quindi si vedevano i tre polsi. La quarta fotografia della simmetria era una camicia da uomo dove il polsino era questa dimensione di orologio marcato Rolex. Però ti ricordi? Sì. L'orologio è tipo un gemello. Esatto, come se fosse uno dei due gemelli dalle due parti. Qui ci vuole coraggio. No. Madonna. No, per questo bracciale, dai. Perché? No, una serata elegante. No, per una donna è perfetto. No. Perfetto. No, Rolex, secondo me da donna è ancora bello oggi. Sì. Ti dirò che mentre questi li trovo veramente un po' da non sera. Mi piace. Quello invece è da giorno. Da giorno? Anche da giorno. Sì. Questo è un bracciale. Anche questo è un Jaeger LeCoultre, anche questo. Sì. Questo è il duoplan con la carica sotto. Ma questo è già più semplicino, è già più... A me è tutto sta roba. Che sono? Zampe di leone? Che sono? No, è praticamente la corona Rolex stilizzata, se la guardi. Ma figurati, ma davvero? Ma vedi? È come fosse una corona Rolex. Sembra una zampa di leone. Zampa di leone. No, in realtà è una coroncina Rolex. Ma ascolta cosa, ma all'epoca un orologio del genere, cioè se facevi un paragone di uno sportivo, anche se all'epoca come prezzo? Non so che non l'ho confrontato. Secondo me costava sicuramente molto di più di un Date the Just, eccetera. Stava fra il Date the Just... Sì. Come però, idea, no? Comunque, guarda, lo controllerò per curiosità. Sai perché? Perché secondo me stava tra i Date the Just in oro, quindi uomo, e i Lady Oro. Cioè il Lady Oro costava sicuramente meno di uno di questi qui, che era un orologio gioiello, ma comunque sempre meno di un The Date. Date. Quello è bellino, secondo me. Il problema è vero. Quello è vero. Quello. Sì. Però la cosa particolare di quello lì, e più che altro di quell'epoca lì, è che quando trovarono il modo di fare i tipi di movimenti con carica da sotto, e fu proprio, si parlava di Jaeger, proprio Jaeger lo fece, il modello duo. A proposito, ti ricordi a busta paga ovviamente Cartier, ma poi in realtà se lo sfruttò anche da solo, perché quale abbiamo fu l'escamotage, quale fu che mentre per Cartier principalmente erano rettangolari, per Jaeger la maggior parte erano rotondi. Poi ce l'aveva anche rettangolari a Jaeger, perché se vai a vedere il duo plan, quello classico è rettangolare. Però diciamo che in una prima fase un po' ci uscì mettendo i rotondi negli Jaeger LeCoultre e i rettangolari nei Cartier. Poi però probabilmente un po' di deroga a qualcosa riuscì a, diciamo, a uscirne montando anche loro i movimenti Jaeger, marcati Jaeger LeCoultre negli orologi da uomo. Quindi all'epoca comunque una serata del genere avrebbero potuto indossare orologi. Ma senz'altro, cioè, per esempio un Girard Perregaux come questo con brillanti, con zaffiri e rubini, sicuramente sarebbe stato un orologio per qualcuno già un po' più fuori dall'usuale, perché la normalità... Il rainbow dell'epoca, bravo, in misura piccola, rispetto al rainbow che è grande come un Daytona. La normalità erano questi qui con la rosa, diciamo, di diamanti intorno, che era un po' la normalità. Anche questo, che è un Piaget, vedi, corona sotto. Se ci fai caso, in questi orologi, 1, 2 e quello che abbiamo visto prima, 3, in tutti e tre, e compreso l'Omega 4, tre marche diverse, Piaget, Jaeger LeCoultre, Omega e Cartier, tutti e quattro, qual è la particolarità? Hanno tutti la carica sotto. Quindi molto più elegante che non vedere con poi non dà noia, capito? Non leva simmetria all'orologio, vedi? Sì. Non leva simmetria all'orologio. Voi che scegliereste fra questi? Ah, questo non sapere Pietro io.
Esatto, tanto Beppe si sa cosa c'è. Ma alla fine, se ti devo dire che mi affascina quasi più il cintolino che l'odolore. Comunque, vi faccio una domanda. Delle persone che avete in casa, no? Quindi chiaramente di sesso femminile, li vedreste al polso per qualche occasione qualcosa di questo tipo? Cioè dico un rojo... Io più la mia moglie della mia mamma, figurati te. Più la tua moglie della tua mamma. Ma perché, ti spiego, la lego a una persona minuta, perché è una cosa minuta. Per, a colpo d'occhio, eh. Cioè, beh, questo perché, non è tanto minuto, però, ma neanche questo. Però secondo me, mi spiego meglio, le cose molto, vedi, fini così, le vedo più eleganti. Mm-hmm. Questa la vedo un po' più appariscente per i miei gusti, cioè. Diciamo che quello che dici a me mi fa anche piacere, ti spiego perché. Perché chiaramente se tu l'avessi visto al polso bene solo della tua mamma, vorrebbe dire che comunque per concetto si va indietro nel tempo. Bravo, lo vedi solo a persone che hanno una certa età. Viceversa, per quello che dici, a me mi dà speranza, perché secondo me questo tipo di orologi, se si riproponesse, dico, io stavo parlando in questo contesto, cioè, ma non di tutti i giorni. Ma secondo me anche, cioè io guarda, sarei contento di sapere che l'altra sera era un compleanno e una mia amica che ha la mia stessa età aveva al polso un orologio. Ora lascia stare la lavorazione, eccetera, il marchio, però ma di questa tipologia. Ma se lo mette tutti i giorni? No. E se lo mette tutti i giorni? Non era una cena... No, però ti ricordi anche l'evento dell'altro venerdì dove siamo andati? Ah sì, certo. Ecco, certo. In quel tipo lì di situazione... Okay. Mi sto vestito, secondo elegante. Me, le ragazze tutte eleganti, visto? Sì. Niente da dire. Questo tipo di orologi stava meglio rispetto ai vecchi. Anche perché comunque sia, si sta parlando che comunque vai a mettere un accessorio e in questo caso è ricercato. Eh sì. E quindi va bene. Cioè, sicuramente sì. Va bene tutti, però ecco, io andrei più sul... Cioè, per come la vedo io, cioè, la mia moglie è minuta e quindi non e la... quindi quale sceglieresti? Ma questo qui... Ok. O il questo Jaeger LeCoultre? O quello lì. Questo cos'è? Un? Ma non è un... Doyle. Non sono, Doyle. Non no, sono era così andato, a, sono andato a piacere visivo, eh. Ora faccio io. Invece di scegliere il mio, scelgo quello che sceglieresti te. Ah, sì? Sei pronto? Allora so già quello che sceglieresti te. No. E te questo? No, io prenderei questo. Ah, quello l'hai già detto. È dichiarato. Però devo dire... Io sarei indeciso fra quello e questo. Sì, eh? Mi piace molto anche quello lì. Questo è molto bello, questo mega quello meglio lì è bellino. Guarda, è quello bianco. Che c'ha questa scatola, peraltro. Che lavorazione. Ah, bella anche questa la scatola. Proprio da... in questa scatola, vedi? È rimasto il segno. No, bello. Allora, sarebbe interessante da capire anche... Insomma, no, la gente... sentire un po' la gente, quello che gli piacerebbe di questi orologi. Insomma, la gente che ci segue sapere un attimo cosa sceglierebbe tra questi orologi, no? Certo. Perché sarebbe interessante capire anche i gusti. Ci sono le feste di Natale. Esatto. Fine anno. Ma è l'orologio adatto, la sera di Natale, 24 sera, il giorno di Natale. Serata. Anche il 31. Il 31, assolutamente. Il 31. Insomma, sapete dove trovarli, nel caso qualcuno dovesse cercare. Ma certo. Questo. Tranne questo, ragazzi, il primo che mi compra questo vi taglio le gambe. Vai, grazie. Vai, ragazzi. Al 7. Ciao.